Cari amiche e cari amici di Tavola Calda, bentornati anche oggi in Tavola Calda per un video oggi un po' intellettuale, un po' accademico, perché abbiamo letto un bellissimo piccolo saggio sullo shoujo manga intitolato The Missing Link of Shoujo Manga History, scritto da Dalma Kalovic, o Kalovic come dir si voglia, non sappiamo come si pronuncia, che parla di un argomento molto interessante, cioè di un lato dello shoujo rimasto un po' oscuro, il lato dello shoujo che non riguarda in particolare il gruppo 24, che viene sempre giustamente nominato e celebrato, ma riguarda uno shoujo un po' collaterale, ma in realtà non troppo collaterale, come vedremo durante il video, in particolare dello shoujo degli anni 60, che l'autrice analizza attraverso l'analizzare in particolare la rivista Margaret, la versione settimanale della famosa rivista shoujo Margaret. Quindi speriamo che questo video possa piacervi, vi invitiamo, se vi piace, a iscrivervi, a mettere like, mettere mi piace, lasciare un commento, tutto quello che dovete fare, campanella, contro campanella, tutto quello che dovete fare per sostenere il canale, mandateci dei libri, dei soldi, quello che volete, e ci vediamo al prossimo video di Tavola Calda. L'attrazione universale per i manga si deve anche in gran parte alla vasta gamma di storie che appassionano il pubblico femminile attraverso questo tipo di mezzo. Nonostante il manga shoujo sia stato presente tanto quanto il suo equivalente maschile nella storia del manga giapponese, il manga shonen, ci sono periodi della sua storia che sono stati poco esplorati. Gli studi sul manga shoujo tendono a enfatizzare argomenti di genere, soffermandosi soprattutto sugli anni 70 e sul contributo delle cosiddette autrici del gruppo 24, un gruppo di autrici nate intorno al 1949 come Moto Ayo o Keiko Takemiya, che sono state lodate per il loro approccio innovativo nei confronti di tematiche come genere e sessualità. Questo focus un po' limitato ha portato a trascurare molte opere manga, sia storiche che moderne. Questa mancanza di attenzione rischia di far credere che il gruppo 24 sia stato l'unico gruppo pioniere del manga shoujo, nonostante lo shoujo fosse già molto popolare e diffuso prima del loro arrivo, con riviste di grande successo e tirature milionarie. All'inizio di questa disamina, ci dice l'autrice, esploreremo la storia del manga shoujo, discutendo come certi periodi, soprattutto gli anni 60, siano stati oscurati nella narrazione storica e perché. Poi dopo metteremo un po' a confronto le idee prevalenti sui manga shoujo di quel decennio con le evidenze raccolte dalla ricerca che l'autrice ha fatto, analizzando oltre 250 edizioni della rivista Shukan Margaret, pubblicate tra il 63 e il 70. Questa indagine sui manga shoujo degli anni 60 quindi si concentra sul loro principale canale di distribuzione, e cioè le riviste shoujo. Questa scelta è motivata da due ragioni, cioè in primo luogo i fumetti di quell'epoca sono per lo più reperibili solo attraverso questo tipo di pubblicazioni. In secondo luogo, il formato della rivista, considerato un ambiente vivente secondo il critico Hansen, offre un contesto essenziale per queste storie, influenzando la loro classificazione e di conseguenza anche il pubblico dei lettori. È importante sottolineare che, nonostante la popolarità delle riviste manga sia in declino oggi, negli anni 60 il manga shoujo era profondamente radicato in questo formato. Prima che il gruppo 24 facesse la sua comparsa rivoluzionaria, i manga shoujo erano comunemente visti come narrazioni piene di cliché focalizzate o su relazioni madri-figlie o su storie ad esempio di balletto, creati per lo più da uomini. Questi fumetti erano considerati di livello inferiore rispetto agli innovativi manga shoujo che sarebbero poi sbocciati negli anni 70.
Fino a quel decennio il genere era spesso trascurato dalla critica, ad eccezione ad esempio di Junzo Ishiko, che trovava valore nelle storie madre figlia degli anni 60 e nel nuovo stile di manga shoujo che emerse poi con le pubblicazioni settimanali. Tuttavia, anche Ishiko cambiò opinione criticando più tardi la tendenza verso storie di fuga romantica che a volte si trovarono nei manga shoujo degli anni 70. Pur mantenendo comunque una certa ammirazione per quelle narrazioni madre-figlia, nonostante fossero generalmente ignorate poi dagli analisti. Il dibattito critico attorno ai manga shoujo guadagnò poi slancio nella metà degli anni 70, grazie a critici come Tomohiko Murakami, Yoshihiro Yonezawa e Kurimoto Kaoru, che avendo essi stessi letto manga durante l'infanzia, cercavano di esplorare le loro esperienze di lettura. Questi critici valorizzarono il genere shoujo attraverso le opere del Gruppo 24, riconoscendone il merito e l'importanza critica. Questo rinnovato interesse, però, tendeva a oscurare altre storie degli anni 70 che avevano avuto successo commerciale, relegando i manga shoujo precedenti a un ruolo marginale nella storia del genere. Nonostante il ruolo cruciale del Gruppo 24 nell'evoluzione e nell'arricchimento del genere, con le loro narrazioni complesse rimanevano comunque più un'eccezione che la regola. Dal punto di vista estetico e strutturale, Fusanosuke Natsume segnalò gli anni 70 come il periodo in cui i manga shoujo adottarono un layout più elaborato e più decorato, mentre Eiji Otsuka mise in luce le peculiarità del genere, come l'uso di dialoghi interni fuori dai canonici balloon e una più marcata introspezione psicologica, attribuendo tali innovazioni al Gruppo 24. Sebbene tecniche come i monologhi interni e gli indicatori visivi dei sentimenti dei personaggi fossero già presenti prima degli anni 70, Otsuka li considerava però come meri tentativi superficiali di esprimere le emozioni nella tavola, trascurando così una vasta gamma di opere che in realtà avevano rappresentato le emozioni e le relazioni interpersonali in modo genuino. Il dibattito sui manga shoujo, arricchito da prospettive di genere, ha poi visto l'apporto critico di accademiche, che hanno offerto una visione alternativa alla narrazione tradizionalmente maschile. Tra queste, Yukari Fujimoto si è distinta per le sue analisi su genere e sessualità nei manga shoujo, basandosi sulla sua esperienza di lettrice, soprattutto degli anni 70. La discussione attuale su questo tipo di manga si concentra frequentemente su questioni di genere. Per esempio, Michiko Shiyama ha esaminato come le eroine che si travestono siano state rappresentate nei manga shoujo attraverso il tempo, mentre Fusami Ogi ha indagato sull'evoluzione stilistica dei manga nei confronti delle influenze occidentali attraverso una prospettiva di genere, soffermandosi principalmente sulle opere degli anni 70. Nonostante Ogi abbia identificato gli anni 60 come un periodo chiave di cambiamento, con le giovani artiste che iniziarono a prevalere sugli uomini del genere, comunque ha enfatizzato il predominio del Gruppo 24 all'interno del dibattito più ampio, non distinguendo bene gli stili degli anni 60 da quelli degli anni 70 ed avendo una visione degli anni 60 come un periodo ancora di formazione. Dagli anni 2000 ci si è allontanati dall'enfasi esclusiva sulle opere degli anni 70 con Yukari Fujimoto, che ha suggerito il ruolo centrale di Makoto Takashi nello sviluppo di un'estetica unica per i manga shoujo, grazie anche all'introduzione di uno stile di illustrazione innovativo. Questo stile, che presenta un disegno a tutta pagina di una ragazza, era inedito prima di Takashi. Osei Washita ha poi messo in discussione la narrazione dominante sui manga shoujo, esplorando le opere meno conosciute di Osamu Tezuka e sottolineando l'importanza di riconsiderare tutti i manga shoujo prodotti prima degli anni 70, spesso trascurati.
la difficoltà di accedere ai manga shoujo anteriori agli anni 70 è stata evidenziata da Yonezawa negli anni 90, notando come molti titoli, anche quelli classici, fossero diventati difficili da trovare. Questo problema è legato all'evoluzione della pubblicazione dei manga, che inizialmente erano considerati materiale da leggere e gettare, senza edizioni raccolte. Il formato tankobon, che raccoglie storie in volumi, è iniziato solo nel 1966 e inizialmente non ebbe successo a causa del costo elevato. Tuttavia, la riduzione delle dimensioni e il costo ha reso i tankobon più popolari. Nonostante ciò, molti manga degli anni 60 e precedenti non sono mai stati raccolti in questo formato. La compilazione in edizioni tankobon è stata limitata solo a serie selezionate, causando la scomparsa di molte opere mentre le riviste originali andavano perdute. La disponibilità di raccolte tankobon non ha sempre garantito poi l'accessibilità, rendendo le ristampe cruciali per mantenere la visibilità di artisti e opere. Con il tempo, il numero di titoli selezionati per le ristampe è diminuito, rendendo difficile per gli artisti più anziani vedere le proprie opere riedite. Alcuni artisti, come Hideko Mizuno, hanno dovuto ricorrere all'autoproduzione. Quasi tutti i manga significativi degli anni 70 sono stati raccolti in tankobon e hanno goduto di ristampe continue. Tuttavia, la ripubblicazione di racconti non raccolti si scontra con la difficoltà di recuperare i manoscritti originali, spesso perduti. L'accesso ai manga shoujo degli anni 60 è prevalentemente limitato alle edizioni originali delle riviste, rendendo la ricerca in questo campo particolarmente ardua, dato che nessuna biblioteca giapponese possiede una collezione completa di tali pubblicazioni. La carta di scarsa qualità su cui sono stampate queste riviste sta accelerando il loro deterioramento, evidenziando l'urgente necessità di un'iniziativa di conservazione digitale. Studiare queste riviste è cruciale per comprendere il contesto storico e le differenze tra le serializzazioni originali e le edizioni tankobon. Ad esempio, era comune modificare le pubblicazioni sostituendo gli annunci con decorazioni o aggiustamenti visivi, che potevano includere l'aggiunta di pannelli o la loro espansione per un migliore equilibrio visivo. Questi cambiamenti, spesso non presenti nelle edizioni tankobon, possono alterare la percezione delle caratteristiche del manga degli anni 60. La differenza nella frequenza di pubblicazione tra le riviste e le edizioni tankobon ha influenzato anche il formato narrativo. Le serie mensili si adattavano bene al formato tankobon, mantenendo la struttura originale, mentre quelle settimanali, più brevi, venivano accorpate per mantenere un flusso narrativo coerente. Questo a volte causava discontinuità visive nelle pagine, specialmente nelle splash page che sono significative per l'impatto visivo dei manga. Nel periodo degli anni 60, i manga shoujo erano comuni nelle pubblicazioni settimanali, che non si limitavano solo ai manga, ma includevano anche articoli, fotografie e romanzi. La popolarità delle riviste settimanali crebbe verso la fine degli anni 50, influenzata dalla crescita economica del Giappone e da cambiamenti nello stile di vita, come le routine lavorative settimanali e un aumento della domanda di intrattenimento, compresa la programmazione televisiva. Di conseguenza, le riviste mensili shonen e shoujo videro un calo di popolarità all'inizio degli anni 60. La pubblicazione mensile dedicata alle ragazze Shoujo Club terminò le sue edizioni alla fine del 1962, lasciando spazio a Shukan Shoujo Friend, che usciva ogni settimana. In modo simile, Shoujo Book chiuse i battenti nel 63, facendo posto a Shukan Margaret. Per recuperare il tempo perduto prima del lancio,
Shook and Margaret distribuì gratuitamente come copie promozionali addirittura 650.000 copie del suo primo numero, superando di gran lunga le 282.000 copie promozionali di Shook and Shoujo Friend. Questo gesto contribuì a far salire Shook and Margaret in vetta alle classifiche come la rivista settimanale preferita dalle ragazze, superando Shook and Shoujo Friend in popolarità entro il 67 e raggiungendo un record di 1.170.000 copie vendute nel 1969, un traguardo mai eguagliato da altre pubblicazioni settimanali shoujo. In quel periodo, l'unica altra rivista settimanale per un pubblico giovane con una diffusione oltre il milione di copie era Shook and Shonen Magazine. Questa notevole crescita delle riviste settimanali e mensili shoujo, insieme all'aumento delle loro vendite nella seconda metà degli anni 60, dimostra che le pubblicazioni shoujo e di conseguenza i manga shoujo erano ben lontani dall'essere considerati secondari o marginali, contrariamente a quanto affermato da alcuni critici. Tuttavia, il successo del formato settimanale non si è dimostrato duraturo per le riviste shoujo. Shook and Shoujo Friend passò a una cadenza semestrale nel 1974, mentre Shook and Margaret seguì lo stesso percorso nel 1988. L'entusiasmo per le pubblicazioni su riviste negli anni 60 rende complesso riassumere l'essenza dei manga shoujo di quell'epoca attraverso l'analisi di una sola rivista. Tuttavia, grazie al suo ineguagliato successo, Shook and Margaret emerge come un esempio emblematico dei manga shoujo tradizionali degli anni 60. Nonostante la convinzione comune che la diffusione delle riviste manga abbia avuto luogo negli anni 70, è meno noto che le basi per questo fenomeno furono poste principalmente negli anni 60. Shook and Margaret, come le sue controparti dell'epoca, iniziò come una pubblicazione generica, con un'enfasi crescente sui contenuti visivi. Mentre le riviste shonen optavano per copertine con disegni dettagliati di aeroplani e navi, Shook and Margaret e Shook and Shoujo Friend continuarono la tradizione dei loro predecessori mensili mostrando una fotografia di una ragazza in copertina. Inizialmente, per promuovere uno stile di vita occidentale, Shook and Margaret sceglieva modelli caucasici per le sue copertine. Ma dal 64 in poi la rivista iniziò a presentare ragazze giapponesi sulle copertine e ridusse l'attenzione sui contenuti stranieri. All'inizio Shook and Margaret presentava circa 180 pagine per edizione, ma con il tempo il numero di pagine è cresciuto, raggiungendo tra le 200 e le 220 pagine per le edizioni speciali o doppie. Man mano che la rivista si sviluppava, il numero di pagine aumentava e nel 70 le edizioni regolari contavano più di 240 pagine, mentre quelle speciali variavano tra le 280 e le 300 pagine. Originariamente i manga occupavano solo il 30% della pubblicazione, cioè circa 60 pagine. Tuttavia, con l'introduzione di edizioni speciali che offrivano sempre più storie a fumetti sotto forma di racconti completi, la presenza di manga nelle edizioni regolari crebbe significativamente. Entro la fine del 63, i manga rappresentavano più della metà della rivista, con 90-100 pagine dedicate. Nel 70, questa cifra salì al 75%, con i manga che occupavano oltre 180 pagine. Un elemento costante era il numero di pagine dedicate a ogni episodio di manga seriale, solitamente 15 pagine, incluse quelle del titolo. Vi furono variazioni, con episodi che si estendevano da 13 a 23 pagine e, entro il 1970, le storie da 22-23 pagine divennero più frequenti. Secondo alcune opinioni editoriali, un narratore di talento era capace di racchiudere efficacemente una storia in 16 pagine. La lunghezza delle storie uniche, o one shot,
aumentò da 15 pagine nel 64 a 27-31 pagine nel 70. Alcune raggiungevano persino le 50 pagine. Sebbene la lunghezza totale della rivista e la quota di manga nei settimanali shoujo fossero simili a quelle dei settimanali shonen negli anni 60, la coerenza nella lunghezza dei capitoli dei manga shoujo non trovava corrispondenza nei settimanali shonen. Questa differenza rende anche difficile trarre delle conclusioni definitive sulle tecniche narrative proprie di ciascuno di questi tipi di manga. L'aumento della lunghezza dei capitoli nei manga shoujo, unito al calo di popolarità dei settimanali shoujo, suggerisce che un ritmo di narrazione veloce con colpi di scena ogni 15 pagine potrebbe non essere stato la scelta migliore per i manga shoujo. L'importanza crescente dei manga all'interno delle pubblicazioni ha portato poi alla necessità di più mangaka, segnando un cambiamento importante nel mondo dei creatori di manga shoujo. Comunemente si crede che prima degli anni 70 i manga shoujo fossero principalmente opera di artisti uomini. Sebbene ciò fosse vero negli anni 50, gli anni 60 videro un cambiamento significativo. Nel primo numero di Shukan Margaret del 1963, circa metà dei manga erano opera di donne. Entro il 69, questa percentuale era salita al 90%, segnando l'ascesa di un medium per ragazze creato da ragazze, divenuto poi un tratto distintivo del manga shoujo. Il clima culturale delle riviste degli anni 50 fu fortemente influenzato da artisti come Masako Watanabe, Hideko Mizuno o Miyako Maki. Tuttavia, è un errore limitarsi a descrivere quegli anni esclusivamente attraverso le loro opere, poiché gli anni 60 videro l'emergere di nuove artiste che portarono cambiamenti significativi. Con l'avanzare del decennio, questi pionieri si orientarono verso storie più complesse e immature, contribuendo a pubblicazioni destinate a un pubblico più adulto, come Shukan 17, introdotto nel 1968. Durante la fase iniziale di questa evoluzione, il sistema di noleggio dei manga emerse come un terreno fertile per lo sviluppo di nuovi talenti. Questo settore vide un'espansione notevole nel 1958, diventando una pedana di lancio per gli artisti emergenti, nonostante il suo declino nella seconda metà degli anni 60. Artisti come Kyoko Takeda, Miyoko Motomura e Ryoko Ikeda fecero il salto dai periodici a noleggio alle grandi case editrici, spesso con il sostegno degli stessi noleggiatori, a causa delle maggiori opportunità economiche offerte. Per soddisfare la richiesta di contenuti manga sempre nuovi, le riviste specializzate iniziarono a sviluppare strategie innovative per attrarre e formare nuovi artisti. Shukan Margaret nel 66 inaugurò la Manga University, poi rinominata Manga Classroom, un'iniziativa dedicata all'educazione degli aspiranti mangaka sulle tecniche di disegno e sulle tecniche narrative. L'introduzione del premio Margaret Manga mirava a scoprire e premiare i nuovi talenti, portando alla luce artisti come Akemi Matsuzaki. Nel 1969 la ricerca di nuovi autori si intensificò con il programma Manga Research Student, che valutava manoscritti inviati per scoprire nuovi talenti. Questo approccio fu simile alla Shoujo Manga School di Besatsu Margaret, introdotta per promuovere i talenti emergenti sulla scia della rubrica di talenti di COM. Lanciata a fine 1966, questa iniziativa offriva feedback dettagliati ai partecipanti e la possibilità di essere pubblicati, creando un percorso diretto verso la professione di mangaka. Questa formula ebbe successo e fu adottata anche da altre riviste di Shueisha e da altri editori, consolidando un modello di scoperta e formazione di nuovi artisti nel campo dei manga.
Anche se esistevano programmi e iniziative ben strutturate per lanciare nuovi artisti, l'ingresso del mondo dei manga si poteva realizzare attraverso vari metodi. Molti autori sceglievano di presentarsi direttamente agli editori, senza avere già ottenuto dei riconoscimenti. Alcuni, tra cui Eiko Fujiwara, iniziavano come assistenti in studi affermati, con Eiko per esempio che fece il suo debutto sotto l'egida della Yokoyama Production, capitanata da Yokoyama Masamichi. I circoli doujinshi, che pubblicavano manga in autonomia, rappresentavano un altro trampolino di lancio per i nuovi talenti. Un caso emblematico fu il doujinshi di Shotaro Ishinomori intitolato Bokuju Itteki, seguito da Bokuju Niteki, che era focalizzato sui manga shoujo e che vide la partecipazione di artisti destinati a diventare famosi anche con i loro fumetti su Margaret come Kimi Eshiga e Yoshiko Nishitani. Alla fine degli anni 60, il settore dei manga shoujo subì una notevole evoluzione, con l'emergere di autrici prevalentemente giovani la cui età rifletteva quella dei loro lettori. Questa affinità generazionale divenne un punto di forza promozionale, con le riviste che celebravano il debutto di giovani studentesse. Fu in questo periodo che il manga shoujo si consolidò come un tipo di manga fatto da ragazze per ragazze. Contrariamente a quanto generalmente si pensa, e cioè che la trasformazione dei manga shoujo sia avvenuta negli anni 70, già negli anni 60 si assistette a una diversificazione tematica. I drammi familiari continuarono a essere popolari, ma iniziarono a emergere storie con finali più complessi e sfaccettati, come dimostrano Mizuhiro no Itomi del 63 di Maki Miyako e Ashita no Niji del 65 di Kyoko Takeda, che esploravano temi di ricerca e ricongiungimento familiare con nuove prospettive. In quegli anni si assistette anche all'aumento delle commedie sulla vita quotidiana e delle storie d'amore ispirate al cinema hollywoodiano, grazie al lavoro di autori esperti che spesso adattavano direttamente film celebri. Ad esempio, su Teki na Kora del 63 di Hideko Mizuno si ispirava a Sabrina, mentre Akage no Scarlet del 66 era un adattamento del film Un uomo tranquillo. Mizuno dimostrò la sua versatilità affrontando anche il dramma storico e temi come il razzismo o temi artistici come il teatro. Le Olimpiadi di Tokyo del 64 poi furono un catalizzatore per il successo dei manga shoujo a tema sportivo. Chikako Urano divenne una figura di spicco nel genere, creando storie incentrate su sport come il softball o la pallavolo, tra cui il celebre Attack No. 1, che fu trasformato in anime nel 1969. Altri contributi significativi al genere sportivo vennero da Smash o Kimero di Kimi Eshiga, incentrato sul tennis, e dalle opere di Eiko Fujiwara, che spaziavano dal nuoto allo sci al basket femminile. Durante gli anni 60, inoltre, il mondo dei manga fu testimone di una significativa presenza di opere thriller e horror, create per lo più da autori uomini, come Shinnebara o Shinichi Koga. Allo stesso tempo si assistette a un'importante svolta nel manga shoujo, l'emergere delle storie d'amore ambientate a scuola, guidate da autrici come Yoshiko Nishitani e la sua opera Mary Lou, che è ambientata all'estero e seguita da Lemon to Sakurambo, portarono i lettori a esplorare storie d'amore e dilemmi adolescenziali nelle scuole giapponesi. Questo tema divenne presto il leitmotiv del genere, mantenendo la sua popolarità fino ai giorni nostri. Molti mangaka iniziarono a collocare le loro narrazioni all'interno delle scuole giapponesi, ma i nomi di spicco nel genere delle commedie romantiche preferivano ancora ambientazioni internazionali. Artisti come Miyoko Motomura e Yoko Tadatsu raccontarono le avventure amorose di personaggi principalmente americani,
riscontrando un forte apprezzamento dal pubblico, tanto che opere come Okusama wa Eitinu di Motomura e Bijin wa Ikaga furono trasformate in serie televisive. In questo periodo anche i personaggi maschili nei manga shoujo guadagnarono una nuova importanza, evolvendo da semplici figure secondarie a personaggi principali con complessi interessi amorosi. La narrazione si arricchì, esplorando le loro emozioni e le loro sfide personali. Opere come Alps no Tenshi del 66 di Takako Abe e Gakusei Taichi no Michi del 67 di Nishitani Yoshiko approfondirono le psicologie maschili, mentre storie come Natsu no Ini Kanpai del 69 di Tadatsu equilibrarono le prospettive emotive tra i generi. Verso la fine del decennio, i manga shoujo iniziarono a esplorare questioni di genere, inclusi gli aspetti della pubertà e le differenze tra i sessi. Alcune storie mantennero una visione conservatrice, come Anaira Kokoro del 69 di Keiko Oka, che narra di una ragazza che lotta con la propria autostima e sacrifica i suoi sogni per amore. Altre invece adottarono una prospettiva più progressista, come Akuma ni me suo del 70 di Keiko Oka, che racconta di una giovane medica determinata a seguire le sue ambizioni professionali nonostante l'opposizione familiare. La conclusione degli anni 60 segnò un'evoluzione nella rappresentazione delle relazioni amorose nei manga shoujo, evidenziando un cambio di rotta influenzato dal successo di Arenchi Gakuen di Go Nagai del 68. Questo fenomeno, noto per aver introdotto la moda tra i più giovani di alzare le gonne, spinse Shugan Margaret ad affrontare le tematiche legate all'esplorazione della sessualità giovanile attraverso articoli e storie di manga che trattavano voyeurismo, contatti fisici delicati e intimi e l'enfasi sulla lingerie femminile. Questi argomenti, presentati spesso con un tono umoristico ma da una prospettiva prettamente maschile, come in Ufun Sensei Tara di Nakamori Kyoko del 70, sollecitano un'analisi accademica un po' più approfondita per la loro interpretazione delle dinamiche di genere, ma non è il caso di fare questa analisi più approfondita adesso, quindi magari la faremo in un altro momento. Durante gli anni 60 le riviste shoujo stavano ancora definendo la loro identità, lontane dall'essere le pubblicazioni specializzate in manga che conosciamo oggi. Analizzando gli articoli di quel periodo possiamo intuire l'evoluzione del racconto grafico. All'inizio Shugan Margaret pubblicava fiabe illustrate, articoli su personalità femminili di spicco a livello mondiale come Caroline Kennedy o Anna Frank e reportage su personaggi stranieri famosi come i piccoli cantori di Vienna, in particolare nel momento in cui quando questi gruppi visitavano il Giappone. Col passare del tempo, la rivista virò l'attenzione verso celebrità e attori giapponesi e nel 67 verso le emergenti boy band. Questo cambiamento segnò un'evoluzione dai personaggi internazionali a figure più vicine alla cultura giapponese. Parallelamente, i contenuti si diversificarono, passando da temi educativi a consigli su bellezza, moda e relazioni. Gli articoli su come navigare i turbamenti amorosi adolescenziali divennero predominanti verso la fine del decennio, riflettendo un cambio tematico anche nelle rubriche di consulenza che iniziarono ad affrontare questioni sentimentali insieme a quelle familiari, scolastiche e di salute. Questi sviluppi nei contenuti della rivista erano in linea con le evoluzioni tematiche nei manga, con gli editori che incoraggiavano i mangaka emergenti a ispirarsi a varie fonti culturali o eventi della vita reale. Anche se le storie di principesse rimanevano eredità di pubblicazioni precedenti, l'influenza del coro dei ragazzi di Vienna che abbiamo nominato prima iniziò a permeare i manga shoujo.
Alcune storie trassero ispirazione dai film occidentali come Alps no Tenshi o Aoki Donau, ispirati ai film Il giorno più bello della mia vita e Quasi angeli, e questi esempi evidenziano l'importante impatto di questo coro dei ragazzi di Vienna nell'attrarre interesse verso i personaggi maschili nei manga shoujo. Durante gli anni 60, invece, per quanto riguarda le narrazioni e gli articoli non grafici, ci si concentrava prevalentemente su racconti di natura inquietante e commovente, molti dei quali tratti da eventi reali. Un tema ricorrente di quest'epoca era, per esempio, la tragica perdita di vite infantili a causa di malattie come la leucemia o la poliomielite, che trovavano spazio anche nei manga. La leucemia, in particolare, era spesso utilizzata come metafora dell'attacco nucleare su Hiroshima, come evidenziato nel lavoro Mikawai Kita di Kyoko Takeda del 64. Le narrazioni sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla guerra del Vietnam veicolavano un messaggio di pace. Interessante notare come queste storie fossero raccontate dalla prospettiva di giovani ragazze per creare un legame emotivo con le lettrici coetanee. Le vicende di incidenti stradali poi erano sfruttate per racconti educativi e carichi di dramma, come Isso Shinitai di Akira Mochizuki del 63 e Kanashimi no Dai San Hodyoko di Kanai Shigeko del 70, che esplorava le emozioni del responsabile dell'incidente e della sorella della vittima. Anche gli incidenti aerei venivano trasformati in manga, ad esempio Kyofu no Yodogo di Chikako Urano, ispirato al dirottamento del volo Yodogo. Un particolare evento di annegamento avvenuto nel 55, per esempio, veniva ripreso più volte, culminando in una serie di manga di Keiko Oka intitolata Umi wo Mamoru Ninno Tenshi. Queste storie, basate su eventi reali, presentavano sempre una protagonista femminile e includevano elementi culturalmente rilevanti come le dinamiche madre-figlia e le storie d'amore. Secondo Otsuka, il gruppo 24 rappresenta l'apice dello stile manga shoujo, che inizialmente era considerato una specie di branca del manga shonen. Già dagli anni 60, tuttavia, il manga shoujo aveva sviluppato caratteristiche proprie e distintive. Watashi no Eru di Maki Miyako e Matsumoto Akira mostra la differenza tra lo stile d'azione shonen e quello emotivo e decorativo shoujo. L'estetica shoujo, caratterizzata da occhi grandi, design occidentalizzati, decorazioni e narrazioni interne profonde, si era già affermata nelle pubblicazioni di shoujo dei primi anni, evolvendosi significativamente nel tempo. Artisti come Miyoko Matsuo, Takeda Kyoko e Mizuno Hideko hanno contribuito a definire lo stile, ma fu Yoshiko Nishitani a lasciare un'impronta indelebile con i suoi personaggi dallo sguardo intenso e dettagliato, influenzando generazioni future di artisti del manga shoujo. Concludiamo come generi, come esposizione dei generi, con le commedie d'amore degli anni 60 e 70, come mostrato in opere come Konnichiwa Sensei di Mizuno del 64 e Okane Tamemasu di Yoko Tadatsu del 70, erano caratterizzate da delle rappresentazioni vivaci, chiare e spesso esagerate. Allo stesso modo, le narrazioni sportive e quelle focalizzate sull'avventura, ad esempio Jika no Kurumine del 1969 di Kimi Eshiga e Okami no Joken tra il 70 e il 71, presentavano sequenze energiche tipiche dei fumetti shonen. D'altro canto, le trame più emotive e poetiche, come quelle di Wataboshi del 66 di Nishitani o di Onisan del 67 di Miyoko Motomura, cercavano di esplorare in maniera più profonda gli spazi narrativi per esprimere le emozioni dei personaggi. Inizialmente, gli stati d'animo e i pensieri dei personaggi erano trasmessi attraverso la narrazione esterna, come nei drammi familiari di Masako Watanabe, ma ben presto i monologhi interni divennero uno strumento prevalente per permettere ai lettori di immergersi nelle vite interiori dei personaggi.
Questo era particolarmente vero nelle storie di crescita e d'amore, dove diventava cruciale rappresentare le complesse emozioni adolescenziali. Verso la fine degli anni 60 si osservò un trend verso pagine più dense e piene, che riflettevano le tendenze fumettistiche e dinamiche dell'epoca, nonché la necessità di comprimere più contenuti in capitoli più brevi. Nonostante il numero di pagine per serie non crescesse significativamente, la densità di informazioni per pagina aumentò, portando talvolta a layout sovraccarichi, come quello mostrato da Nishitami in Class Ring wa Koshiteru e Okago Atsumare, entrambi del 1970. Se questo fosse dovuto al formato di pubblicazione settimanale o fosse una caratteristica specifica della rivista o dell'autore, rimane da analizzare. Tuttavia, è evidente che l'uso di elementi visivi distintivi nei manga shoujo fosse strettamente legato alla narrazione e al modo in cui questa si sviluppava.